Beh, l'incontro era centrato giustamente sul tema delle autonomie e noi abbiamo fatto richiesta, come altre regioni, su numerose materie di poterle esercitare. Abbiamo fatto una cosa originale allora insieme alla Presidente Marini dell'Umbria, presentando insieme lo stesso documento, anche per l'omogeneità, se vogliamo, dei territori in termini di esigenze e altro. E quello che è cambiato è un atteggiamento del nuovo governo, supera alcune contraddizioni che fino ad oggi hanno tenuto bloccato il percorso. La prima si occupa del tema della perequazione economica in maniera seria. Il rischio era di avere un sud completamente contrario al percorso dell'autonomia, perché metteva a rischio le risorse in una situazione già difficile. E l'altro è quello che sembrava un oggetto riservato a poche regioni, quando invece in parecchi possiamo contare su questa procedura. Con l'idea di una legge quadro che va a dare il tracciato, la strada che ognuno deve seguire per poter ottenere quelli che sono gli accordi sulle singole discipline, e per noi si apre un percorso che da un lato evita la sperequazione, quindi mette tutte le regioni d'accordo, e dall'altro tratta noi piccole regioni a pari delle grandi, perché in forza del fatto di essere regioni virtuose, di avere i conti a posto, che abbatte il debito, non aumenta le tasse, ma fa tutto quello che conosciamo, si può sedere giustamente a quel tavolo per giocare la partita della qualità dei servizi. E quindi ci sentiamo più garantiti, riconosciamo un ottimo lavoro fatto dal Ministro e aspettiamo che il Parlamento approvi questa normativa per avviare un cantiere importante.